Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuger e ragazzi, oggi parleremo un pochettino, cercheremo di fare il punto della situazione su quello che ci dovremo aspettare nelle prossime settimane e soprattutto nella stagione numero 5 di Fortnite. Intanto ragazzi, oggi abbiamo visto nello shop che qualche ora fa sono apparse le due nuove skin che sono l'Hazard Unit, quindi l'agente Hazard, chiamiamolo in italiano così, e la Toxic qualcosa. Comunque sono due truppe ragazzi che, come ci suggeriscono le immagini e la skin stessa, hanno a che vedere con qualcosa relativo a un'intossicazione biologica. Le state vedendo proprio dietro di me. A parte il fatto che sono belle, ci mancherebbe. Io personalmente non penso di shopparla, nel senso, mi piacciono, è bellissima l'idea, bello il backpack, carino anche il piccone, il deltaplano ci può anche stare. Comunque, ragazzi, di certo fanno pensare a qualcosa di molto molto più serio per quello che riguarda Fortnite. Abbiamo visto ragazzi come man mano che proseguiamo nelle nostre partite, nella nostra avventura in questo FPS, troviamo sempre di più degli elementi che vanno magari ad aiutarci a mettere in là su quello che potremo aspettarci. Abbiamo già visto ragazzi che quel meteorite che tutti pensavano fosse un puro e semplice meteorite, in realtà nasconde dentro qualche cosa. Ci potrebbe essere davvero dentro la skin no, carburo, la skin spacca tutto, quella praticamente che andiamo a sbloccare all'ultima settimana, alla decima settimana della stagione numero 4, se completiamo tutte le sfide di ogni settimana in quella settimana. Abbiamo anche visto delle altre modifiche, ad esempio a pinnacoli pendenti è ripartita una ricostruzione, hanno tappato il buco e ci sono delle voci che potrebbero essere ricostruiti ma in versione futuristica, e già qui qualcosa vi ho detto. Abbiamo anche notato un'altra cosa molto molto interessante, anzi mi prendo il merito di dire che ho notato una cosa interessante, e tra l'altro se guardate in giro su YouTube, ma sono cominciati ad apparire dei video, delle cose che parlano appunto di un tunnel sotto la mappa di Fortnite. Io avevo sentito dei rumori da Borgo Bislacco fino a Rapide Rischiose in diversi punti, il che mi aveva suggerito che potesse esserci un tunnel che va poi a sfociare dove c'è quel bunker che hanno inserito 2 settimane fa. Ragazzi, io non ho fatto dei video ancora perché, vabbè, l'avevo già detto, ma ho sentito gli stessi rumori in molti altri punti della mappa. Potrebbe davvero essere un tunnel sotto tutta la mappa. E qua io vi dico la prima cosa: non è, ragazzi, che quel bunker potrebbe in realtà essere lo sbocco di un rifugio antiatomico? Non è per caso, ragazzi, e fra poco vi faccio vedere un'immagine che vi potrà schiarire un po' le idee, un leaks della miseria, porca miseria. Non è per caso, ragazzi, che la stagione numero 5 di Fortnite si giocherà sottoterra? Beh, ragazzi, voglio farvi vedere un'immagine esclusiva che dovremo attendere prima di averla pubblica almeno altri 8 giorni. Guardate, ragazzi, guardate che cosa vi faccio vedere. Prot! Allora, questa immagine secondo me spiega veramente un sacco di cose. Innanzitutto lo vediamo, è l'ultima skin sbloccabile, è l'Omega o l'Omega, chiamatelo come volete, ovviamente con il full shield, con tutta l'armatura, che
sta prendendo, anzi che ha già preso il comando delle truppe. È vero ragazzi che noi abbiamo avuto la possibilità qualche settimana fa di acquistare la skin cromo, se non ricordo male si chiamasse la femminile o la maschile, però ragazzi questa immagine ci fa capire che potrebbe esserci una guerra nella guerra che già facciamo quotidianamente su Fortnite. Come vedete ragazzi, potrebbe esserci un esercito comandato dall'Omega che si riverserà contro i giocatori di Fortnite. E ragazzi, lo sfondo ci fa ben capire come la base segreta, quella che c'è dietro le spiagge snob, sia in realtà tutta collegata ad Omega. Ragazzi, la skin, come si chiama, Carburo, è la skin buona, secondo me. La skin Omega è quella invece cattiva, malvagia. Io penso che nella stagione numero 5 si parlerà o di robot o di futuro o di rischio di intossicazione ambientale, perché ci sono troppi elementi che ci stanno facendo ricondurre a queste tre ipotesi che io vi ho detto. Beh ragazzi, questa è veramente una news e un'infarinatura che ha un senso logico. Voglio sapere però i vostri commenti qui sotto, raga, qui sotto. Ditemi che cosa ne pensate. Soprattutto, voi pensate che dentro il meteorite ci sia veramente lo spaccatutto? Voi pensate che la stagione numero 5 di Fortnite si andrà a combattere sottoterra? Oppure ci sarà un qualcosa di futuristico, un esercito? Ragazzi, ci sono un sacco di elementi che ci fanno pensare ad una possibile stagione 5 in modalità molto molto pericolosa per noi giocatori di Fortnite. Beh ragazzi, io vi ringrazio davvero tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordo un bel pollicione in su se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e fate iscrivere i vostri amici. Ragazzi, condividetelo sui social, perché più iscritti abbiamo e più giveaway da 10 euro posso regalare a molti di voi. Noi ci vediamo in live. Ciao!